tutti ragazzi e benvenuti a questa terza parte di Dragon Ball Advanced Adventure. Dunque, abbiamo appena finito il castello intricatissimo di Pilaf. Prima di iniziare questa parte volevo ringraziare ovviamente tutti quelli che stanno seguendo questo gameplay, anche quelli che mi stanno dando consigli come Visto Avvistato, un canale che mi sta seguendo da poco, lo ringrazio per i consigli che mi sta dando. E ringrazio anche tutti quelli che stanno facendo i sapientoni, suggerendomi qualcosa sulla cultura di Dragon Ball, cosa che non ho sinceramente bisogno, siccome Dragon Ball lo conosco da quando ho 4 anni. Vengono a fare i sapientoni sparando cazzate, perciò insomma evitiamo, piuttosto di fare figure di merda, meglio evitare ogni riferimento, è puramente casuale. Dunque, per poter continuare il suo addestramento, Goku fa visita al maestro Muten. Krillin fa altrettanto ed entrambi vengono accettati come suoi allievi. Quindi iniziano con entusiasmo l'allenamento con il famosissimo maestro Muten. Bene, accetterò entrambi come miei allievi. Urra! E vai. Ora andiamo nel primo luogo di addestramento. E quindi inizia l'addestramento di Goku e Krillin. Ok, il vostro addestramento sta per iniziare. Sbrigati vecchio, inizia la lezione. Prima di tutto faremo il test della caccia alla pietra. Andate a cercare la pietra che ho lanciato nel bosco. Riportatemela entro il tempo stabilito. Chissà chi dei due troverà prima la pietra. Esattamente. E quindi adesso andiamo a cercare la pietra che il maestro Muten ha lanciato con potenza magistrale nella foresta. Ok, tu muori, perfetto. Ok, ah, ti ho massacrato proprio mentre stavi per acchiapparmi. Allora, qua distruggiamo questi blocchi, ci prendiamo un bel paninozzo. Attenzione, perfetto, e vai. Ci voleva, qua facciamo lo scatto e andiamo a prendere questa tartaruga, questo cucino di tartaruga che ci dà l'invincibilità, nonché una potenza immane che colpisce i nemici anche, tra l'altro. Qua troviamo qualcosa, una capsula. E ci allunga la vita massima questa capsula, perfetto. Quindi possiamo procedere. Finiscila un po'. Qua c'è qualcosa? No, c'è un lupo che voleva farmi la pellaccia, perché il lupo si sa, perde il pelo ma non il vizio, quindi voleva farmi il culo. Ok, vieni qua. Ah, vabbè, puoi stare in vita e stai in vita allora. Allora, qua prima di facciamo questa bella Kamehameha per liberarci i blocchi, così noi siamo più tranquilli nel salto. Ok, tu muori e andiamo avanti. Andiamo a cercare questa fantomatica pietra. Ok, muori, dai, su, ci arrivi quasi. Perfetto, e vai. Okay. Anche questo lupo è andato. Qua questo scontro non possiamo evitare, quindi facciamo fuori un po' di lupi. Perfetto, solo 3 lupi. Lupi che poi saranno lupi, penso di sì. Se li chiamo lupi, ma magari non lo sono. Ok, un'altra porta che potremo aprire solo più avanti. Perfetto. Con una bomba che mi esplode in the face. Vieni qua. Perfetto. Muori anche tu e andiamo avanti. E quanto è lunga sta foresta? Tanto. Qua quegli scanti che possiamo magari evitare li saltiamo. Qua andiamo a prenderci quel paninozzo. Yeah, e vai, mi sono riuscito a farmi colpire comunque, perfetto. Ok, qua aspetta un attimo, cerchiamo di distruggere questi blocchi in modo da andare a prendere questo guscio. Ok, perfetto, così possiamo saltarci questo pezzettino senza problemi. Ah, qua occhio, e qua se facciamo un salto male, tipo come stavo per fare adesso, vuol dire morte. Ok, crepa maleficus. E abbiamo trovato la pietra che ha lanciato il maestro Muta. Perfetto. E questo non sbaglio, c'è il primo duello vero e proprio. Ehi Goku, hai già trovato la pietra? Ho vinto la gara. Ma quella potrebbe essere falsa. Ma sopra c'è il simbolo del vecchio. Lasciamela guardare un attimo. E gliela fottuta, bravo. Ah, la pietra è mia. Non vale, è imbrogliato. Ah, la competizione rende il mondo crudele. Giustamente. Allora adesso lo inseguiamo e gli facciamo il culo a Krillin. Così impara a fare il figo. Occhio qua.
a questi buchi del e basta. Perfetto. Attenzione. Ok. Andiamo avanti. Qua è ok. No, lasciami stare. Oh, che palle. Prendiamo di nuovo questa. Una capsula. Gli occhiali del maestro Muten abbiamo trovato, fantastico. Ok, andiamo avanti qua, siccome possiamo andare senza... Ok, è già finito l'effetto? Porca miseria. E basta. Cazzarola. Vai. Vai Bender, vai Bender. Ok. Ok, qua sotto sì, si può passare, yes. E muori. Ah, c'è un'altra, un altro guscio dell'invincibilità. Che però ho deciso io che sia un guscio, mi pare che lo sia, se non voglio dire una cagata. Mi sembra sia un guscio. Ah, perfetto, è finito l'effetto, mi stavo facendo ammazzare dalle punte. Ok. Tu muori perché mi dai fastidio. Anche se in realtà potrei rimanere in vita. Ok. Ma Krillin? Che cazzo è? Ok, siamo solo attenti qua ai salti perché non vorrei cadere di sotto malamente. Ok, Kamehameha. Vieni qua. No. Non sono riuscito a colpirlo, maledizione. Aspetta, quassù magari c'era qualcosa. E basta. Oh, che palle. Ok, qua sopra c'è qualcosa di nuovo dell'invincibility. Scusate, mi serve qualcosa per curarmi, eh. Ok. Aspettiamo un attimo. Ok, qua andiamo a prenderci questo se riusciamo. Aspetta un attimo. Yes, il bel pollo arrosto. Il fatto che sia un pollo arrosto che mi cura tutta questa vita mi fa presagire che ci sia qualcosa di qui a poco da affrontare. Ok. Muori anche tu. È lungo sto livello, cazzarola. Guarda che bastardo mi voleva forte. Vieni qua. Kamehameha. Ok. Ok. Muori. Perfetto. Ecco, abbiamo trovato Krillin che ci ha rubato la pietra. Che ragazzo ostinato. E sei disposto a batterti per averla? Non perderò. Ok. Krillin è forte comunque. Occhio, eh. Oh cazzo, è forte Krillin. E basta. Ok, no, mi ha parato la Kamehameha. Bastardo, già ha più vita di me. Ok, vattene. Ok, stai attento Goku perché Krillin è infido. No. Ok, vattene. Ok? Non è che sono messo poi benissimo, Bastardo lordo. Mi ha fatto fuori. Mi ha fatto fuori. Riprova, certo che sì. Krillin, ma come ti permetti? Non avevo tutta la vita al massimo, quindi. Ok. Ah, già che questo è il duello. Ancora però non ho ancora imparato la mossa di lanciare i nemici in aria, quindi ancora non lo posso fare, mentre lui già lo può fare. Ok. Sì, è un po' meglio, lo scontro. Ok, muori.
Ok, la mossa extra abbiamo fatto. Questa qua, ammetto, questa qua me l'ha consigliata, sapete chi? Il ragazzo che dicevo prima, visto avvistato, mi pare sia nel canale. Ovvero la mossa quella speciale che consuma del mana, che non conoscevo. Sono sincero, non lo conoscevo. Ho finito il gioco ma non conoscevo questa mossa. Ovvero, tenendo premuto R e poi premendo successivamente il tasto L fa questa mossa extra. Non la conoscevo, quindi lo ringrazio. Oh oh oh, siete stati entrambi molto bravi. Lascia perdere questa roba, vecchio. Insegnaci le arti marziali. Ci vuole coraggio a dire una cosa del genere. Vi destrerò nelle arti marziali quando avrete la forza di spaccare 10 di queste grandi rocce. Va bene, ci provo. E qua, altra prova. Niente di particolare. Bisogna semplicemente distruggere queste rocce gigantic. Però sono venuti anche. A parte che qua non abbiamo vita, quindi anche volendo. Non ci. Anche se veniamo colpiti non è una gran problematica. Ah, non possiamo fare la Kamehameha tra l'altro. Ok, andiamo a distruggere questa. E basta. Tra l'altro però devo anche darmi una cacchia di mossa, eh. Ok. Ok, aria libera. E abbiamo fatto anche questo. E vai. Sì, ce l'ho fatta. Sì, senza accento, tra l'altro. Vecchio, adesso mi insegnerai le arti marziali, giusto? Molto bene. Per la miseria, chi è questo ragazzo? Ok, mi insegnerò alcune tecniche. Va bene, insegnaci tutto che vogliamo sapere. Attacchi di base, ecco qua per i duelli, se non sbaglio. Lascia che ti insegni qualcosa sui duelli. Per muoverti usa i comandi di sempre. Puoi muoverti usando la pulsantiera di comando e il pulsante A. Per attaccare premi il pulsante B. Puoi provare a usarli contemporaneamente alla pulsantiera di comando. Adesso prova ad attaccare Krillin e colpirlo ripetutamente. Esattamente. Qua ci viene insegnata la base dei duelli. Infatti vedete la grafica è cambiata. Come potete vedere anche le mosse sono diverse. Ok. C'è anche una barra sotto che indica, non mi ricordo più bene cosa, difesa. Nei duelli puoi difenderti contro gli attacchi degli avversari. Quando Krillin attacca premi indietro. Ora prova a difenderti, devi riuscirci per 3 volte. Esattamente. Quindi quando lui attacca, noi premiamo indietro. Aspetta. Ok, una volta mi sa che mi sono parato. 2. E 3. Ancora una volta? Sì, perfetto. Completato. E ci siamo difesi. Stiamo imparando un po' le tecniche per i duelli. Impeto e rottura, ecco. Sotto l'indicatore PF c'è l'indicatore impeto. Quando hai questo indicatore puoi contrattaccare con il pulsante B. Esattamente. Una volta che l'indicatore di impeto scompare, fare una pausa. E non avrai più difese, quindi stai attento. Puoi infliggere danni agli avversari solo quando anche loro faranno una pausa. Quindi diventa fondamentale riuscire a padroneggiare questa cosa. Cerca di ricordarlo sempre. L'obiettivo principale è di far esaurire l'indicatore impeto all'avversario il più velocemente possibile. Beh, forse è meglio se provi invece di sentire un'ispirazione. Esattamente. Quindi colpendo gli avversari romperemo la... Come vedete, man mano che lo colpiamo la barra dell'impeto si abbassa. E una volta che è tutta abbassata possiamo... Diciamo, lui rimane così in balia dei nostri attacchi e noi possiamo attaccarlo in maniera poderosa. Lancio e inseguimento, ecco questo che vi dicevo. Ora sei preparato su impeto e rottura, giusto? Se colpisci un avversario con un attacco BBB mentre fa una pausa, puoi lanciarlo in aria, esattamente. Quando questo accade puoi colpirlo con un attacco inseguimento. Sincronizza bene i movimenti e attacca con il pulsante B. Adesso provo a eseguire un attacco inseguimento. Quindi quando si rompe la barriera, in poche parole, possiamo attaccarlo e lanciarlo in aria. Ora vi faccio vedere. Ok, eccolo qui. Lo lanciamo in aria e dall'aria lo attacchiamo. Ok, 3 attacchi. E lo spariamo in giù. Perfetto. Molto molto. Mi sono molto studiati bene questi duelli, mi piacciono un sacco. È giunto il momento di partecipare al torneo mondiale. Di già. Giusto, faremo del nostro meglio. Senza ombra di dubbio sarò io il vincitore. Così dopo l'addestramento del maestro Muten, Goku e gli altri si avviano al torneo. E noi mi sa che con questa parte di allenamento del maestro Muten possiamo anche finirla qui. E nella prossima parte andiamo a fare il torneo mondiale di arti marziali, il torneo Tenkaichi. Ma lo faremo appunto nella prossima parte. Mi raccomando, lasciatemi un commento come sempre, un bel mi piace, condividete il video. E noi ci vediamo alla prossima parte di Dragon Ball Advanced Adventure. Ciao ciao.